numero dei percettori dei voucher oscilla tra l'1,9 e il 2,7 della forza lavoro e del bacino osservato. Sono in larga parte turismo e commercio. Se ci sono degli eccessi, noi siamo pronti a discuterne. L'aumento medio di problemi sul lavoro non è differente, ahimè, dal resto. Purtroppo c'è stato nel 2015 un aumento, ahimè, generalizzato degli incidenti sul lavoro, che fortunatamente nei primi quattro mesi del 2016 sono tornati a scendere, ma che è arrivato a un livello inaccettabile nel 2015. Detto tutto questo, onorevole Scotto, noi siamo pronti a discutere di tutto, anche di forme di diversa organizzazione dei voucher, non certo il loro superamento, ma sarebbe molto apprezzato che, come noi siamo intellettualmente onesti e siamo pronti a discutere di voucher, ci fosse il riconoscimento che il Jobs Act ha fatto svoltare, restituendo una prospettiva a tanti lavoratori precari di questo paese. Grazie. Allora, deputato Scotta, facoltà di replicare, prego. Caro Presidente, non ci ha convinto. Vede, dal nostro punto di vista, la vera questione morale di questo Paese si chiama lavoro povero, caporalato del XXI secolo, e vale, signor Presidente, 7,50 euro all'ora, meno di questi due pacchetti di sigarette. Soltanto che qui parliamo della vita dei giovani, che in questo paese sbattono la testa ogni giorno, e lei lo sa bene, per non morire di depressione. Occorre un piano straordinario del lavoro, non gli incentivi a pioggia. E persino i numeri che lei snocciola sul Jobs Act rischiano di essere una goccia nel mare di un precariato che cresce e di una stabilizzazione che riguarda prevalentemente lavoratori tra i 40 e i 50 anni. Presidente, se lei davvero fosse un rivoluzionario come dice di essere, ci basterebbe rottamatore, abolirebbe i voucher, direbbe a quelle imprese che ne abusano: da domani è vietato, e le ritirerebbe addirittura gli incentivi. A proposito di tracciabilità, la informo che nel 2015 sono scomparsi 30 milioni di voucher per il valore di 600 miliardi di vecchie lire. Sono i dati messi fuori dall'Istat, sottratti al fisco. Ed è del tutto evidente che il Jobs Act, vede, ha rischiato di produrre l'effetto opposto, aumentare in maniera patologica il ricorso a questa forma residuale di lavoro. La regola è diventata eccezione. Il messaggio è chiaro: tutti licenziabili. È la favola che viene raccontata da 20 anni. Meno diritti e salari bassi equivalgono a più crescita. È falso. È una cosa da apprendisti stregoni. Basta guardare, signora Presidente, ho concluso, il tasso di occupazione reale, 56,7%, peggio del nostro paese solo la Croazia e la Grecia. E con i numeri che riguardano il Mezzogiorno, Concluda, e le donne, siamo in diretta competizione con lo Zimbabwe e la Sierra Leone. Allora, signor Presidente, guardiamo in faccia la realtà, usciamo dalla propaganda dei talk show e proviamo a risolvere questo problema. Grazie. Allora, siamo alla prossima interrogazione, la 3-2232 del deputato Galati, concernente intendimenti del Governo in ordine ad iniziative volte alla crescita del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla costituzione di un polo strategico permanente di ricerca scientifica per la cultura mediterranea. Il deputato Giuseppe Galati ha facoltà di illustrare la sua interrogazione in un minuto. Prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, lei ha siglato pochi giorni fa in Calabria due importanti documenti, il patto per la Calabria e il patto per la città metropolitana di Reggio Calabria. Atti di indirizzo molto attesi che rientrano in una logica di rilancio del Mezzogiorno che finalmente entra col giusto peso.